In fretta e furia. Non preoccuparti per uno poco di calore, 626, la tua pelle rivestita di polimero ti proteggerà più o meno. Mi fa piacere che siamo sempre così approssimativi sulle cose. Di nuovo il rampino. Hai trovato la pistola a tentacoli, usala per farti strada nel mondo. I commenti di Jumba sono sempre strani. Ecco qua. Perfetto. Allora, che cos'hai da dirmi su questa zona, Jumba? Ricorda di rilasciare quando sei in fondo all'oscillazione. Aspetta il più possibile prima di usare il doppio salto. Insomma, ti sta dicendo, qua c'è una zona in cui devi fare un salto lungo. No, stavo cercando di mettermi in posizione giusta. Vabbè, non importa. Allora, 3, 2, 1. Preso. Hai abbastanza DNA per continuare se vuoi. Ok. No! Che male. Allora, nel cercare di prendere il calamarazzo, onestamente, che ho già più detto di una volta, non ci interessa, però se ci possiamo arrivare. Uno ci prova e onestamente credo non sia forse il caso questo, perché non vedo la telecamera. Perfetto, ora l'abbiamo girata, ci arrivo? No, perfetto, allora proseguiamo. Allora, calmo, l'ho preso. Ecco qua. Che in realtà sta cosa dell'oscillazione è fatta bene. Peccato che è spiegata veramente male e a livello comunque pratico è di un fastidioso, perché ci sono giochi che hanno il meccanismo ovviamente dell'oscillare. Calmo, volevo vedere se c'era qualcosa. Che è stato? La porca... Ah, mi ha distratto. Dicevo, ci sono giochi che hanno questo meccanismo, solo che è fatto veramente peggio. Tra l'altro, credo di aver capito dove ho mancato l'altra volta alcuni DNA. E la risposta la prendo da questo livello, sai? Volevo... Allora, qua ho sbagliato io, ma volevo sostanzialmente buttarmi sulla piattaforma che c'era giù, perché ho visto delle eliche di DNA che erano nella parte più bassa. Ma onestamente io, come ci arrivo lì senza schiantarmi? Vediamo. Se faccio così, dove siamo? Ah, aspetta, forse ho capito come arrivare. Allora, onestamente non mi va di mettermi a farlo, però madonna che salvataggio. Però ho capito come arrivare al calamaro. Ah, cavolo, va bene, non importa. Per una elica potrei anche lasciar perdere. Che poi io mi rendo conto che molti che guardano queste serie magari o si aspettano di vedere il gioco completato al 100% perfetto, ma io questo gioco non l'ho mai giocato, uno, e due, la mia esperienza è letteralmente la più, come posso dirla, la più pura possibile, ovvero quella, il primissimo gameplay di un gioco mai giocato prima d'ora, con l'esperienza appunto che vorrei aver vissuto da bambino, ovvero un gioco che volevo e che ora mi posso permettere di avere. Attenzione, perché io tutte queste cose qua poi le avrei fatte anche... Qualcuno si sarà chiesto perché ho fatto tutti quei salti, perché non riuscivo a girare la telecamera in modo giusto. Perché ovviamente io questa esperienza l'avrei voluto vivere da bambino. Ovviamente adesso posso permettermi tutti i giochi che voglio, tutte le volte che voglio, tutto quanto. E da bambino purtroppo ovviamente non è mai così. Adesso io quando vado a un mercatino dell'usato, semplicemente anche mi capita di ripensare a un gioco vecchio e lo riesco a trovare, il mio primissimo pensiero è: oh, ma sai che quasi quasi lo vado a provare? Perché alcuni dei giochi che compro ai mercati dell'usato magari o non li conosco e non mi interessano così tanto. Nel senso, magari trovo un gioco a 2 euro, mi sembra bello, me lo compro e me lo aggiungo alla mia collezione. Semplice. Ma altri giochi come questi magari ho la stessa fortuna, nel senso li trovo a poco e quindi... Dov'è? Dai, mi... c'ero andato vicinissimo. Mentre giochi del genere magari ho la stessa fortuna, quindi vado al mercatino, lo trovo
a 2 euro 5 a dir tanto. Dico ok, va bene, era un gioco che da bambino avrei voluto provare, me lo compro e magari lo gioco e lo registro anche in questi casi. E io mi sto perdendo via per un solo punto di DNA, sono ancora qui all'inizio e non riesco neanche ad andare a prenderlo. E sai che ti dico? Non me ne frega più niente. Non è vero, dentro di me starò già morendo perché lo volevo andare a prendere, non ci sono riuscito e la cosa ora... Cos'è stato? E la cosa ora mi... Dai, pensavo che era solido. Mi pesa alquanto. Oh, finalmente l'ho preso. Che soddisfazione, madonna. È stata più una cosa che per me stesso che per il gameplay, letteralmente, dove sono finito. Credo di essere passato oltre un muro. Ormai era una questione personale, sappiatelo. Ecco. Qua. Mi servirebbe qualche altra pistola. Me ne dai, per favore? Dai, dammi la pistola. Dammi la pistola che voglio sparare un po' più rapido. E se c'è un checkpoint, guarda, mi fate anche un piacere, che vorrei evitare di morire inutilmente e dovermi rifare magari qualche pezzo inutile. Volevo vedere se potevo arrampicarmi a una di queste che oggettivamente sono messe sempre lì per fare il rampino. Ma volevo vedere se il gioco era stato codificato in modo tale che ogni volta che la vedi ti puoi arpionare. Ok, due pistole. Che più che altro mi ha fatto pensare che ci potesse essere qualcosa sopra, ma non mi sembra di vedere. Ah, se riuscissi a gestire sia il gioco che la telecamera, guarda, sarebbe già un premio oggi. Dicevo, volevo vedere se c'era qualcosa, ma andrò a prendere il checkpoint prima di morire. Grazie. Aspetta tanto, guarda. Ma dove sono usciti quelli? Sto dicendo, andrò a prendere il checkpoint prima di morire in qualche modo estremamente stupido. E proviamo ancora una volta. 6-2-1 buono, 6-2-6 cattivo. Ok. Vuoi aumentare la velocità? Grazie. Cose assolutamente che ormai arrivato a questo livello uno dovrebbe sapere, e involontariamente ho visto questo. Grazie. Mi chiedo quanti ce ne siano. Secondo me 100, guarda. Dai, madonna santa, sta telecamera. Allora, aspetta. Aspetta, perfetto. Ok, non importa, non importa. Volevo morire solo per prendere quella elica di DN. No, non ci arrivo. Dicevo, quella elica di DNA. Ma scusami, io ci arrivo senza fare la magia che ho fatto? Sai che onestamente non ne sono sicuro. Cioè, credo che comunque mi ci devo arrampicare qua. Perfetto. Cioè, non so se era stato pensato in questo modo, però se funziona, oh, perché lamentarsi, giusto? Ma scusami, dove devo andare? No, onestamente è una domanda più che lecita la mia, sai? Dove devo andare? Perché per un secondo mi è venuto il dubbio che dovessi andare da questa parte. Però non mi sembra. Cioè, credo che devo solo proseguire. Ma... Ok, dovevo proprio andare sotto. Perfetto. Ok, dai che ci arriviamo senza problemi al checkpoint. Eccoci qua, perfetto. Onestamente, guarda che sembra tanto semplice semplice, ma c'ha delle curve di difficoltà questo gioco quanto strane. Questa zona presenta delle difficoltà. Ho visto. Ricorda che puoi aumentare la tua velocità. Pompa in avanti e indietro mentre ti dondoli. E non scordare che più aspetti a usare il doppio salto, più lontano salterai. Sì, ripetimi ancora qualcosa che già sappiamo, per favore. Ecco qua. Che poi la cosa del doppio salto vale anche per i salti normali. Il problema è che molto spesso, nonostante io faccio la dondolata avanti e indietro, a me non sembra che prenda la giusta distanza in nessun caso, sai? Ecco qua una elica. Ma scusami, quella elica di DNA è palesemente messa lì
per farti cadere. Quindi o l'opzione è ti giri immediatamente e ti arrampichi di nuovo, o semplicemente cadi, muori e poi riprosegui. Il problema è che se fosse così sarebbe davvero una cavolata. Boh, onestamente non so come alcune cose le abbiano pensate in questo gioco. Onesto, perché sotto certi punti di vista lo vedo che sembra avere qualche problema, tipo oggetti messi in punti a caso, o difficili anche solo arrivarci, o anche solo pensare di arrivare in certi punti. Cioè io ci potevo arrivare lì, saltando ovviamente come abbiamo fatto e tutto il resto. Però ovvio che il primo pensiero è, ok, come devo fare per evitare di farlo senza morire? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Onesto, io penso ancora che uno dei migliori giochi Disney creati sia proprio stato Le Follie dell'Imperatore, seguito se non addirittura superato anche da Ercole. Questa è una boss fight. Che te ne pare? Questa è palesemente una boss fight. Ecco qua. E se vi chiedete perché ho fatto il rallenti, era per il semplice fatto che volevo vedere se ci fosse qualcosa esattamente sotto di noi. Ok, grazie. Allora, c'è uno di... dove è finito? Di quelle seppie robotiche, vediamo dove va. Da questa parte, ma non lo raggiungerò mai perché già ho perso tempo, quindi aspettiamo. Che poi i colori mi ricordano tantissimo un Tentacruel. Ecco qua. Che questo credo sia relativamente facile, ovviamente si va a incastrare in tutti quanti i pezzi di pavimento rotto. Dai! Però in teoria è tutto a terra, non devo fare strani percorsi assurdi. Certo è che ogni volta c'hai il tempo letteralmente contato al secondo. Basta, non lo voglio più, non mi interessa. Io sono uno con una grande pazienza su molte cose, però una certa mi rompo le palle, letteralmente. Io ci provo, veramente mi ci metto anche di testa sulle cose, ma poi arrivo a un punto in cui dico basta, non ne vale più la pena, cioè vaffanculo. Su molte cose magari mi impunto anche, dico no, devo esattamente farlo come cavolo lo dico io, oppure non si fa. Però arrivi a un punto in cui davvero dici vabbè, ascolta, cagati, mi interessa più. Ecco qua. No, non ho visto. Però vedo delle eliche. Aspetta, non so cosa dobbiamo fare, ma vedo delle eliche all'interno di quelle fessure. E minchia, quanto è in alto? Allora, aspetta, ci posso arrivare se riusciamo a incastrare bene i salti. No, onestamente, guarda, non ne vale neanche la pena. Io capisco che i bambini al mio tempo, quando ricevevano questi giochi, li spulciavano veramente fino alla fine. Cioè proprio ci si mettevano di impegno, perché tanto poi questi giochi ti dovevano durare nel tempo. Anche se magari questo gioco, onestamente, potrebbe durare relativamente poco, magari non ti dura neanche proprio... Come sono arrivato qua? Non ti dura neanche letteralmente la voglia di giocarlo tutto. Però magari se uno ci si metteva di impegno lo completava letteralmente al 100%. Ma io conosco gente che ha lasciato giochi relativamente più semplici per molto molto meno. Ecco qua, stupide aragoste. Oh, da dove si è apparso? Ti ho sentito, ma a parte questo com'è morto? Scusami. A meno che non l'abbia ucciso un'aragosta, sai. Non l'abbia ucciso uno di sti cosi. Ehi, Shrek. Stitch, punta sti maledetti cosi, per favore. A volte mi dimentico che posso raccogliere cose. È vero. Ecco qua. C'era qualche segreto? Sì, un video. Vabbè, onestamente era comunque un segreto, perché era in una zona relativamente difficile da raggiungere, però in realtà non è stata così impossibile. Abbiamo visto cose ben peggiori fino ad ora, tipo questo salto non ci arrivi. Ma io poi mi sorprendo e comunque rendo veramente onore a certa gente
che prende questi giochi, ci fa una speedrun veramente al 100%, e dico, ma come cacchio ci sono riusciti, che veramente, madonna mia, sto gioco era meglio lasciarlo lì piuttosto che sceglierlo per un gameplay simile. Cioè, onestamente, finché come me non lo conosci, anche il fattore sorpresa è content, nel senso, maledetto, nel senso, io comunque li gioco sempre per la curiosità, ma anche per comunque creare un po' di ilarità qua sul canale, comunque, cioè per portare un po' di simpatia anche volendo, e spero di riuscirci. Il problema è che molto spesso, tipo questa nastrina di DNA, perché non me l'ha presa? Cioè, onestamente io ho una certa... certi giochi li guardo e dico, ma come cavolo, perché non me la prendi? Certe cose me le fa magnetiche, questa no, vabbè, guarda, lasciamo perdere. Certi giochi, come ci sono arrivati sul mercato? Voi che magari al tempo appunto della PS2 c'era veramente di tutto, bello e brutto che fosse, ma cavolo, uno che viene, che ne so, dal tempo della PS1, ha giocato a Hercule, ha giocato a Aladdin, ha giocato il Re Leone, per carità, anche Atlantis, che va bene, magari poteva non piacere, però comunque era un titolone. Ha giocato il primo Lilo e Stitch della PS1, che va bene, era un clone di Crash Bandicoot, però comunque aveva il suo fascino. Poi ti provi sto gioco qua e dici, boh. Vabbè, io proseguo. Onestamente, la zona dove siamo atterrati a me sembrava quasi l'inizio di una boss fight dell'arena. Però, scusami, giusto la curiosità, questo lo posso prendere? No, stranamente non possiamo. Che ne dici di morire? Ecco qua. Perfetto, dai, datemi qualche elica di DNA, che dobbiamo arrivare a 300. Piano piano stanno aumentando, e stanno aumentando di grande quantità di volta in volta. E se sono 50 a livello, arriveremo probabilmente a qualche punto in cui spero di non dover mettere a rifare tutti i livelli in cui ne abbiamo mancata una o due. Anche perché se l'ho mancata una volta, come farò a cercare tutte le altre? E meglio approfittare subito di questo potenziamento per uccidere tutti quanti. Cos'è qui? Un'ampolla? C'è qualcun altro? Sembrerebbe di no. Mi chiedo se... sai che quasi quasi... no, è già finito. Stavo giusto per dire, mi chiedo se dietro quella porta ci sia qualcuno. Qua non lo sapremo mai, però la gente è respawnata. Noi per fortuna abbiamo evitato tutti i colpi, quindi non ci lamentiamo neanche. Ecco appunto, guarda. Guarda, manco a dirlo apposta lo sapevo che sarebbe respawnato qualcuno. Anzi, forse è anche addirittura meglio muoversi da qui, sai? Perché non vorrei sia tipo zona esatto di respawn. Grazie. Ok, lì ci sono le uova, quindi dammi un secondo gioco che... ecco qua, perfetto, rompiamo tutte le casse, vediamo se c'è qualcosa. No, questo non si rompe, strano tra l'altro. Si dice che non riesce a rompere qualcosa, comunque fa sempre strano. Grande, facciamo crei. Perché io ti giuro, non riesco a capire come hanno programmato certe cose, che alcune sono magnetiche, altre proprio devi arrivarci proprio dentro per poterla prendere. Sai cosa che però, magari è colpa mia, ma non credo neanche troppo, visto che a volte mi mancavano una, massimo due, tre eliche di DNA per livello. Non vediamo da un po' le eliche, quelle rosse, quelle da 5 punti in una. Allora, io intanto inizio a sparare, che non si sa mai che appunto si rompano prima che io potessi raccoglierle. Che razza, tutto il cibo. E tanto sti cosini qua sono comodi solo per prendere il cibo, niente più. Ok, muoviamoci. Andiamo a vedere se spawna gente. Cosa molto probabile. No? Cioè, mi dai il potenziamento dell'invincibilità e non mi fai spawnare nessuno? Che spreco. Chissà cosa succede se usi l'invincibilità. Ecco appunto, è quello esattamente che stavo pensando, ma che non volevo scoprire. Eccoci, guarda, lo sapevo che in questa zona ci avrebbero nascosto uno di sti schifidi, ma onesto, per fare già solo sto passaggio qua, che la telecamera si sposta all'improvviso,
Non ci penso neanche a fare uno di quei calamari qui facendo tutte le onde. Eccola qua, una da 5, perfetto. Uno di quei calamari solo per prendere un pezzo di video. Guarda, non ne vale neanche la pena. Posso entrare? Strano, ma vero o no? Quindi immagino neanche nell'altra a questo punto. Vero gioco? Però chi me la dà la certezza? Chi me la dà la certezza che questa non si apre? Te lo do io. Guarda, ci siamo tolti il dubbio. Il problema è che io vorrei vedere cosa c'è di sotto, ma il gioco non me lo fa vedere. Cioè, non so se devo arrivare là sotto adesso. Allora, sì, perfetto. Grazie, tra l'altro, telecamera, di avermi mostrato cosa dovevo fare in tutta questa situazione. Ovviamente la telecamera non mi ha aiutato minimamente. Io, non sia mai. Siamo arrivati a fine livello? Sì. Ecco qua, non abbiamo mai trovato tutte le eliche di DNA, ma chi se ne frega. Oh, sempre 10 però ne manchiamo a sto giro.